Ragazzi, finalmente riesco a trovare il tempo di fare il car vlog con la mia nuova macchina, che nuova ormai ce l'ho già da 4-5 mesi, una Mini Cooper S del 2011 con il motore il 1.6 turbo da 184 cavalli, geometria variabile, doppia fasatura, ne ha una per i bassi e una per i alti, quindi praticamente spinge in basso come un turbo e in alto come quasi come un aspirato, arriva a 6,5, ma secondo me dà al massimo tra i 4.000 e i 6.200, 6.300, non di più. Probabilmente per guadagnare qualche giro motore bisognerebbe mappare. E cosa ho fatto su questa macchina? Questa macchina ho già fatto un bel po' di interventi, nel senso che ho cambiato lo scarico, ho messo uno scarico aperto, non catalizzato, in mezzo della Scorpion, quindi un tubo dritto praticamente centrale più un terminale parzialmente catalizzato, ma molto poco. Ho montato un'aspirazione in carbonio, adesso non mi ricordo di che marca è, della Forge, e come a livello di motore scarico ho fatto solamente questo. La macchina ha 75.000 km e l'ho presa che ne aveva circa 72.000, quindi ne ho già fatti un 2-3.000. Devo dire che è veramente troppo divertente questa macchina. A livello estetico ho cambiato i cerchi, gli ho messo gli OZ Racing ultraleggera neri, opachi, e danno veramente un look aggressivo alla macchina, è veramente cattiva con questi cerchi. Oltre ad essere molto più bella da vedere, è anche molto più fluida alla guida, molto più bella da guidare, che li ho presi con un ET leggermente più spostato verso l'interno, quindi i cerchi tendono a uscire leggermente dalla macchina, come se avessi sui distanziali da circa 8 mm, 9 mm. Quindi le ruote adesso sono praticamente a filo della carrozzeria ed è veramente troppo bella da vedere. Ammortizzatori e molle li ho cambiati, ho messo 4 Bilstein IB8 con associate le EBAC, le ProKit, e veramente l'assetto è imbarazzante, nel senso che l'ammortizzatore è a stelo corto e molto rigido, però le molle, essendo le ProKit, le sapete come sono progettate quelle molle, quando arrivano delle moto a fuoco. Sapete come sono progettate quelle molle lì? Sono fatte apposta per avere la prima parte della corsa abbastanza morbida, quindi per la guida di tutti i giorni assorbono anche abbastanza le buche. Devo essere sincero, me l'aspettavo molto più rigida all'inizio, però quando vuoi pestare, quando vuoi andare veramente forte, diventa una tavoletta di legno e puoi veramente andare forte. Cioè, stare attenti, però puoi veramente andare forte. Problemi al motore e alla macchina in generale, dato che si dice, comunque ho sentito dire, che queste macchine hanno un sacco di problemi, sei sempre dal meccanico. Allora, in realtà quando l'ho presa ho avuto un problema all'attuatore della turbina, che è praticamente quello che regola
pezzo Peugeot che è identico, l'ho pagato 80 qualcosa anziché 120 e basta. La cosa che veramente ti spezza su questa macchina, che proprio ti spezza il portafoglio, è che è tutto BMW, quindi se tu vuoi tutti i ricambi originali, tutti i pezzi originali, diventi povero. Infatti sinceramente non me ne frega niente di avere il pezzo con scritto sopra BMW, quanto mi interessa avere un pezzo che è di qualità e che so che funzioni e che vada bene per questa macchina. Quindi ormai sono un paio di mesi che ho su l'attuatore e non mi ha dato più nessun problema. Prima mi si accendeva la spia e mi dava come errore iniettore numero 2, perché era comunque un contatto elettronico, non andando bene l'attuatore mi dava anche degli errori a livello di motore, e non mi entrava più il turbo perché mi andava in blocco la centralina, e non entrandomi più il turbo, non so se a qualcuno è già capitato, non è molto bello, soprattutto se sei in un sorpasso, stai sorpassando, il turbo non c'è più e la macchina diventa tutto d'un tratto una Panda, neanche 100 HP perché andrebbe di più, una Panda a 90 cavalli tre cilindri, e lì è pericoloso. Però solo quel problema ho avuto davvero e nessun altro. Motore perfetto, 75.000 km gira, che è un piacere davvero. Consumi. Vabbè, inutile dire che chi si compra queste macchine dei consumi non gliene frega un cazzo, perché sennò si va a prendere la SD, che è bellina da vedere anche come questa, stesso telaio, stessa macchina, solo che ha il motore. Penso che il mio modello abbia comunque il 2000 da 150 cavalli, quindi è un bel andare, non è comunque andare piano. Chiaro, se vuoi questo suono turbo diesel non puoi comprartelo. Però i consumi, allora, premettendo che l'altro ieri sono uscito con un mio amico che ha comprato da poco la nuova Opel Corsa OPC, che ha il mio stesso motore però con 207 cavalli, e siamo andati a Como e abbiamo fatto un po' di curvette, abbiamo testato, siamo andati al ritorno, cioè abbiamo fatto la Como Chiasso, e chissà conosce l'autostrada come un chiasso sa cosa sto dicendo. Non dico altro, dico solamente che il consumo medio dall'altro ieri che ho azzerato apposta è di 8,8 km al litro, che è abbastanza imbarazzante. Però come optional questa macchina ha il cruise control, quindi provandola, l'ho provata spesso con il cruise control, non consuma come uno si aspetterebbe, nel senso che a 90 all'ora in sesta fai tranquillamente i 21 al litro, a 130 in autostrada anche col clima acceso fai 16, fai 17, quindi sono consumi assolutamente accettabili per una macchina che comunque adesso con aspirazione diretta e scarico è sui circa 190 cavalli, quindi ti dà veramente le sue soddisfazioni, e se vuoi andare piano puoi farlo, anche se è veramente difficile, ve lo posso assicurare, andare piano con un motore che a qualsiasi giri schiacci lui prende e va, quindi è veramente molto difficile riuscire a essere cauti col pedale. Fidatevi, se ne avete mai provata una di queste vanno veramente forte, ve lo posso assicurare, vanno veramente forte, anche perché stiamo parlando di una macchina da poco più di 1060-1070 kg di peso con appunto 190 cavalli. È un go-kart veramente, cioè si raggiungono delle velocità in un attimo, cioè il problema è anche quello, devo stare attenti per quello. Oh.
schiacci quello va. L'aspirato devi tenerlo su di G se vuoi andare forte, quindi anche se schiacci tutto sotto coppia, non dico che sei fermo. Però comunque non hai una spinta del genere assolutamente. Io questa sono andato a prenderla fino a Roma, perché l'ho vista e ho detto la voglio. Che mi piace troppo la combinazione di colori e questo grigio che si chiama Eclipse Grey della Mini, con il tetto rosso e gli specchietti rossi. Poi adesso qui cerchi neri, è veramente troppo bello da vedere. Tramite il traction control, cioè blocca la ruota che ha bisogno di girare di meno. E all'inizio io ero abbastanza sospettoso sul funzionamento di sta cosa, e devo dire che allora nelle curve lente, tipo questa, nelle curve lente se tu apri tutto lui ti taglia tanto, infatti vedi che entra, e devi guidare il modo più pulito possibile. E riuscendo a guidare pulito con questa macchina vai fortissimo, perché è secca, è corta e molto larga, quindi devi guidare pulito, non c'è. Se vuoi guidare sporco ti devi comprare una Subaru, ti devi comprare una trazione posteriore, ma con questa macchina se guidi pulito veramente vai fortissimo. E dicevo, nelle curve lunghe, quelle in appoggio dai 60-70 all'ora in su, veramente tu pesti giù tutto, anche in terza, anche in seconda, e fa tutto lui. Cioè è una cosa che non mi piace, a dire la verità, perché io sono uno molto vecchia scuola, devo sentirla io la macchina, devo fare tutto io, però davvero è molto utile e ti salva il culo in caso di emergenza. Tu veramente pesti giù tutto l'acceleratore mentre stai facendo la curva e la macchina rimane perfettamente in traiettoria. È una cosa davvero ottima. Campanatura originale, che è completamente regolabile su questa macchina, già con l'assetto originale la campanatura è regolabile, tende a partire veramente tanto dietro, e ve lo dico per esperienza perché mi è partita veramente troppo di culo dietro a me, e bisogna stare attenti. Adesso quando ho cambiato molle e ammortizzatori ho fatto regolare anche la campanatura e l'ho aperta dietro di 1,5 gradi, e veramente adesso è un go-kart. Non so se si sente la pop-up, perché con l'aspirazione diretta, quando rilasci, fa lo sbuffo classico della pop-up. Che
veramente una goduria. Cioè, ogni tanto nel traffico vado in giro come un coglione, così. Solamente per sentire lo sbuffo della pop-up. L'unica cosa che gli manca a questo modello in particolare, che era come optional chiaramente, è il Bluetooth. Io ho risolto comprando, vabbè, molti mi insulteranno, dicono comprare quella roba su una mina, la schifezza. Con 20 euro preso su Amazon un connettore che praticamente tramite AUX fa da Bluetooth, si collega al telefono ed è una bomba. Con 20 euro ho risolto il problema. Tutti mi insulteranno, mi diranno: ah, sei un coglione, compri la mini e poi compri la roba da 20 euro. Io sono andato in BMW a chiedere quanto costava mettere il Bluetooth. C'erano due opzioni: metterlo qui davanti, con proprio il sensore anche per parlare al telefono e tutto, solo il Bluetooth e basta, cioè senza schermino, senza niente, mi veniva a costare 600 euro. Se invece volevo il Bluetooth, quello optional, quello bello, che è qui, praticamente, se molti sapranno che qua praticamente ti rimuovono questa parte centrale, ti fanno un quadrante molto diverso con al centro anche uno schermo che è molto bello, che fa anche da navigatore, un po' di tutto fa, e mi hanno chiesto 2000 euro. Io li ho guardati, ho detto va bene, sono uscito, il giorno stesso sono andato su Amazon, l'ho visto, ho detto bella, preso, lo sono comprato, ce l'ho su da 3 mesi. Uno direbbe 20 euro che dura 3 giorni, in realtà sta funzionando. E poi anche cazzo me ne frega, 20 euro se si rompe ogni 6 mesi, spendo 20 euro ogni 6 mesi e sono a posto. Sarà spendere 2000 euro per una cosa che sì, è bella, è utile, però non è indispensabile. Allo start and stop, per fortuna e purtroppo, io ogni tanto lo uso, in realtà non lo uso quasi mai, nel traffico può far comodo, non so quanto effettivamente ti faccia risparmiare carburante, però boh, effettivamente se il semaforo dura tanto, il risparmio, un minimo di risparmio c'è, però non so quanto faccia bene alla turbina continuare a spegnersi e riaccendersi.